Si chiama Virgola ed è la prima pasticceria terapeutica in Puglia, a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, dove lavorano donne vittime di violenze, ragazzi affetti dallo spettro autistico e dalla sindrome di Down. A dirigere questa pasticceria, Nicola Di Lena, classe 1981, da sempre innamorato della pasticceria, è stato pastry chef nel ristorante stellato Mandarin Seta di Milano, premiato da Identità Golose come migliore pastry chef d'Italia nel 2021 e nominato dal presidente Mattarella, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È in collegamento con noi questa mattina. Buongiorno, buongiorno Nicola, benvenuto, grazie. Buongiorno, grazie, buongiorno a voi. Allora, che cosa state preparando di buono innanzitutto? Guarda, siamo in preparazione perché tra un paio di giorni è la festa della donna, stiamo organizzando le mimose. Torte mimose, immagino. Allora, il prossimo 20 marzo al Quirinale si svolgerà appunto la cerimonia di consegna di questo importante onorificenza, quindi Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, insieme a te anche altri 29 connazionali. Come hai accolto questa nomina dal Presidente della Repubblica? Beh, innanzitutto è un'emozione unica e l'ho accolto con tanto stupore, perché un riconoscimento così importante non ce l'aspettavamo. E niente, siamo solamente che contenti e felici. Questo fa sì che quello che stiamo facendo in questo momento sia ancora di più, di continuo e ci dia appunto la voglia di andare ancora avanti per questo progetto. Allora, Nicola, raccontaci come nasce Virgola. Allora, Virgola nasce già da un... Virgola fa parte di una ONLUS, quindi una cooperativa di inclusione che si chiama Includi, dove il presidente si chiama Vito Valente. C'è già un ristorante qui a San Sì. Vito dove fa appunto inclusione lavorativa per ragazzi X-Fada? speciali, esatto, il ristorante si chiama X Food, Ah, dove ex-food. ci sono anche lì ragazzi speciali, come li chiamo io. E niente, io sono rientrato in Puglia dopo diversi anni al nord, anche all'estero, e con mia moglie abbiamo cercato di creare qualcosa qui giù in Puglia, nonostante, sai, sono scelte di vita che uno fa, noi l'abbiamo fatta e dopo tanti anni fuori abbiamo deciso di rientrare in Puglia. E ho avuto la fortuna di conoscere Vito Valente, anche lui ha saputo che io ero rientrato in Puglia ed era anche un qualcosa che aveva in mente anche lui di creare un laboratorio di pasticceria e mi ha contattato. E devo essere sincero, non ho esitato, ho subito accettato questo progetto e appunto adesso sono a capo di Virgola. Virgola, appunto, una storia che continua è perché non è un punto, ma è una virgola. Quindi dopo questa virgola ce ne possono essere tante altre, sicuramente virgole da aprire, ecco. No, l'intento nostro è quello di allargarci sul territorio e piano piano con le nostre possibilità cercheremo anche questo. Stiamo guardando delle immagini golose, davvero, e sembra proprio che, come avviene per la musica e la pittura, fare dolci sia un'attività terapeutica che diminuisce lo stress e riconcilia con se stessi e con le altre persone. E soprattutto, come nel vostro caso, è un'attività inclusiva e formativa. In sintesi, la dolcezza è Assolutamente. terapeutica. Assolutamente sì, per entrambe le cose, specialmente per i nostri ragazzi speciali. Vabbè, loro sono entusiasti quando devono venire la mattina in laboratorio. E, credetemi, hanno una forza e una grinta che a volte noi non abbiamo. Sono sempre alla ricerca di dover fare sempre di più, no? Con l'attività, vabbè, sono speciali. È terapeutica perché è terapeutica anche per noi la pasticceria. Mangiare un dolce ti rende felice, A chi lo stai dicendo in questo momento? Noi da stamattina alle 8 che siamo in calo glicemico, quindi no? Ok.
Guarda, quindi ci stiamo sognando ad occhi aperti i tuoi dolci. Poi abbiamo visto le immagini che abbiamo, anzi, tratto dai vostri social, e ci hanno fatto sognare per qualche minuto. Senti, allora ne vorrei approfittare, grazie, Nicola, per chiederti se porterai al presidente Mattarella qualche tua reazione a questo punto. Guarda, ci sto pensando e stiamo cercando insieme anche ai miei collaboratori di capire quale dolce dedicare, insomma. Bene, bene. Allora, per tornare alla tua pasticceria, virgola, puoi aiutarci anche a capire da quante persone è composta la tua brigata? Ok, allora, siamo in... ci sono io e ho altri tre collaboratori, di cui una è mia moglie, Alessia, poi c'ho Marica e Daniele, e in questo momento abbiamo due ragazzi speciali, Francesca e Mimmo. Nella fase di apertura di virgola abbiamo avuto anche due ragazzi autistici da una scuola alberghiera di Brindisi, tramite un'associazione sempre di Brindisi che si chiama Il Bene Che Ti Voglio, e c'è stato anche una ragazza di un centro antiviolenza che ha fatto un suo percorso di 6 mesi, sempre nel momento in cui abbiamo aperto la pasticceria. Adesso dovrebbero rientrare i due ragazzi, gli altri due ragazzi speciali, e dopo Pasqua saranno sicuramente di nuovo con noi, e, insomma, inizieranno a fare anche loro terapia di nuovo. Che meraviglia, Nicola, grazie davvero per le tue parole, ma soprattutto per quello che fai. Lo dicevi anche prima, non è un punto ma è una virgola, perché immagino che tu ti auguri qualcosa di importante e di grande per i tuoi ragazzi, non solo per la pasticceria, virgola. Quindi, volendo fare un augurio, sì, che cosa ti auguri per il futuro? Beh, io mi auguro che tanti di questi ragazzi siano coinvolti nel mondo del lavoro, perché comunque alla fine non hanno niente di diverso. Penso che sia fondamentale per noi renderli anche autonomi, no? Nonostante le famiglie si impegnano nelle attività ricreative durante i giorni, beh, per loro penso che sia importante mettere mani su quello che può essere una indipendenza loro, no? Penso che sia fondamentale. Tu hai citato prima il territorio. Noi ci mettiamo. Sì. Sì, scusami. No, dicevo, tu hai citato prima il territorio, ecco, anche come una sorta, chiamiamolo, di desiderio di espansione, potremmo dire così. Ma il territorio come accoglie questo tipo di iniziative? Beh, accoglie bene. Alla fine ci sono tanti altri miei colleghi che fanno quello che sto facendo io, e sicuramente ce ne vogliono ancora di più, perché questi ragazzi meritano anche questo. Quindi speriamo che davvero questa idea di pasticceria terapeutica possa essere copiata in giro per l'Italia. Intanto assolutamente, continuano a scorrere queste belle immagini e vediamo la manualità incredibile del pastry chef, del maestro Nicola Di Lena, insieme ai suoi collaboratori. Senti, non so se si può chiedere, però a me piace sapere qual è il tuo dolce preferito in generale, non magari un dolce che fai tu, allora, però in generale il tuo dolce preferito. In generale la Sant'Onorè. È buona. Ci siamo fatti male con questo. O mille foglie, quindi sì, un ottimo pasticcere deve saper fare un'ottima sfoglia. Ottimo. E allora ti metteremo alla prova, caro Nicola, verremo proprio lì a San Vito nei Normanni per assaggiare. Aspettiamo, come no. con molto piacere. Per assaggiare le vostre creazioni. Intanto ti seguiremo il prossimo 20 marzo al Quirinale, perché appunto riceverai tante altre, appunto questa, insieme ad altri 29 connazionali, questo importante riconoscimento dal nostro Presidente della Repubblica. Leonardo, volevi aggiungere Grazie, qualcosa? No, volevo solamente ringraziare il Cavalier Di Lena, allora, a questo punto, perché insomma grazie mille. Questa onorificenza è davvero tanto importante, ed è un orgoglio anche per noi pugliesi. È importante per tutti noi, non solo per me. Io sono qui e cerco di fare bene. Grazie Nicola. Buon lavoro. Voglio approfittare per fare la nostra domanda del giorno. Allora, Nicola, sì, oggi c'è il compleanno di Lucio Battisti, no?
Stiamo chiedendo un po' ai nostri ospiti qual è la canzone preferita. Ora hai 10 secondi per risponderci. Aiutatemi. Ah, io direi emozioni. 7:40. Emozioni, visto esatto, che sono le emozioni esatto, che regali ai tuoi ragazzi. È un grande Battisti. E che regali anche a noi con, con le vostre creazioni, con i tuoi dolci. Grazie, grazie, buon lavoro. Grazie, grazie mille. Grazie a voi, grazie, grazie mille. Allora, ciao. Paola, andiamo in pubblicità. Sì. Poi saremo ancora insieme per l'ultima parte di Just Today.